Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale in Cucina con Graziella. Oggi farò una ricetta, un piatto particolare. Farò la tagine di manzo in agrodolce. Ho con me la mia carissima amica Rafi. Ciao a tutti, allora sono Rafi, adesso devo parlare diciamo in aula così c'è anche il pubblico che mi capisci. Allora, السلام عليكم أحبائي، أنا راني مع غراسيلا في كوشينة كون غراسيلا Ciao. باش دير طاجين حم الحلو ونتابعو معاها. Ok, allora possiamo procedere con la preparazione del piatto. Questa è una pentola marocchina, vero? Brava. È in terracotta perché mantiene meglio sia i sapori dei vari ingredienti e sia le qualità degli ingredienti. Noi useremo quindi carne di vitello, faremo soffriggere con un po' di margarina e poi aggiungeremo zucchero e buccia di limone, acqua aromatizzata ai fiori d'arancio e poi alla fine però cucineremo a parte tutta la frutta secca, albicocche, prugne, uvetta, pinoli, mandorle che poi tosteremo. Vi faremo vedere passo passo. Ok? Iniziamo quindi a preparare il piatto. Andiamo sul fuoco. Ok. Ananda ci spiegherà come fare. Allora, per primo mettiamo la margherina. Accendere il fuoco, sì. Rafi, dove ci spostiamo? Su questo lo meglio? Sì, va bene. Temperatura, mi sa che il fuoco deve essere basso. Lento, lento, così si può Basso, basso, così si fuoco, cuoce lento. fuoco basso. Sciogliamo quindi il cucchiaio di margarina, vero Rafi? Dimmi se sbaglio. Giusto. E aggiungiamo i pezzetti di pezzettoni di carne. Questo è un vitello, carne di vitello. Va bene, anche Aggiungiamo ci siamo. anche le stecche di cannella. Poi Anan Rafi. Vabbè, c'erano due nomi. Due nomi si devono utilizzare entrambi. Ok, un pizzico di sale. Aggiungiamo un pizzico di sale. Facciamo arrosolare. E facciamo rosolare la carne. Va bene? Ok. Ok. Qua facciamo questo. Allora la carne sta soffriggendo e ora la lasceremo asciugare tutto il sughetto togliendo il coperchio e poi aggiungeremo l'acqua e continueremo la cottura. Facciamo vedere com'è. Facciamo vedere com'è il contenuto. Questa è la vaporia, Ah sì, mentre stiamo facendo cuocere. Vogliamo iniziare a cuocere la frutta allora. Facciamo, Così, iniziamo mettiamo a mettere allora la la vaporia. vapore. Sì. Facciamo in questo modo. Allora, lasciamo la frutta qua. Poi albicocche. Facciamo prendono tutti il vapore. Non spieghiamo perché il vapore. Perché il vapore? Perché si mantengono tutte le proprietà, il colore innanzitutto della frutta e le proprietà nutritive, per questo che cuciniamo a vapore. Poi dobbiamo chiudere Chiudere. il zucchero, non lo aggiungo No, ora. no, no, ancora no. Ok, mettiamo il fuoco sulla pentola. Facciamo dal colore una quindicina di minuti. Alla fine
eleganza. Sì, ecco. È bello trasparente. Sì. Ok, quindi è giusto. Allora aggiungiamo l'acqua con, con l'essenza di fiori d'arancio e lo zucchero. Quando zucchero mettiamo tutto, tutto lo zucchero, mi sembrerà l'esperta del piatto. Giriamo e facciamo un po' addensare. Per quanto tempo, Rafi? Dipende il fuoco. Dipende dal fuoco. Inizia a asciugarsi e si deve creare insomma una salsetta. Comunque poi, zucchero in totale sono 3 cucchiai. 3 cucchiai di zucchero, quindi 3 cucchiai del quantitativo di carne usato, sono 700-800 grammi di carne, di pezzettini di vitello. Poi aggiungeremo la frutta. Ora vediamo che sta ancora facendo. Quindi deve ancora cuocere, poi aggiungeremo la frutta. Ci aggiorniamo a frappè. Quindi aggiungiamo lo zucchero, aspettiamo che si addensi e poi aggiungiamo la frutta. Sì. Allora, sto aggiungendo lo zucchero e la buccia grattugiata di limone. Vi ricordo che il piatto sarà un piatto di carne agrodolce. E facciamo cuocere e addensare un altro po' di sughetto e poi aggiungeremo la frutta. Allora la frutta è cotta, guardate che bel colore che ha. Noi la aggiungiamo ora a questa salsetta. Prendiamo un cucchiaio per facilitarmi nel lavoro. Quindi aggiungo l'uvetta. Le albicocche, guardate che bel colore, sono bellissime. E le prugne denocciolate, essiccate e denocciolate. Raffi, questo sughetto no? Questo sarà buttato, l'acqua di cottura vabbè sarà buttata. Sì, possiamo usarla anche per i capelli se vogliamo. Per i capelli? Dici, no? Sì. Ah, fa bene, quindi la capelli. La frutta. E certo. Diciamo per l'asciacquo, quando fai l'asciacquo di... No, veramente. Sì, sì, sì. Quindi avrei più usata per sciacquare i capelli. L'ultimo asciacquo, poi fai un altro asciacquo. Quindi poi il secondo lavaggio ovviamente l'ho fatto con acqua. Un'altra ricetta comunque. Questa è un'altra ricetta. Okay. Allora, aggiungiamo ora la carne. Bella trasparente, questa che deve essere il piatto bello. Cioè ogni ingrediente ha tenuto il suo colore vivo, l'albicocca ha lasciato il suo colore, le prugne e ora coperchio, scotta, Raffi, veloce, ok. Ecco qua. Quanto tempo ancora dovrà cuocere questo? Ancora altre 10... 10-15 minuti e tutto sarà pronto. Questa pentola, tagine, serve anche da piatto di portata, vero? Questo assolutamente si può anche portare a tavola così com'è, senza impiattare. Senza impiattare. Poi un altro vantaggio di questa pentola è che il cibo resta caldo a lungo, giusto? Perché è di terra cotta, quindi raffredda lentamente.
Sì, tutti sì, possono sì. Andarci dalla cottura in tagine, tagine. 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 Strano poi, no, quel profumo. È il mio momento, diciamo, preferito, sentire le mandorle. No, il profumo della, delle mandorle tostate, bellissimo, bellissimo, anche buonissimo. Si sente? Io so fare. Si sente? Abbiamo fame, io so fare, si sente, io so fare. Aggiungere i pinoli ora? No, un altro poco? Aspettati, guarda quanti sono piccoli. Sono piccolini, quindi devono tostare bene le mandorle e poi aggiungere i pinoli. Aggiungiamo i pinoli. Poi adesso dobbiamo mettere più raffi. Niente più, aspettiamo che cuoce e poi aggiungiamo tutto. E poi aggiungiamo la nostra potenza. E voi? Guardate che bella! Che profumino! E poi all'ultimo ci sono sesamo. I semi di sesamo, alla fine come decorazione aggiungeremo i semi di sesamo. Una pietanza molto ricca. Molto ricca. Molto ricca. Di ingredienti, di proteine, frutta secca, sì, sì. Prugne. Ok. Qua a posto. Possiamo aggiungere? No, quando diciamo è pronto, bello così per impiantare si aggiunge il lavoro. Ok, quindi dobbiamo aspettare che cuocia un altro poco. La nostra specialissima pietanza araba è completata. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima video ricetta, sempre sul canale In Cucina con Graziella. Vi saluto. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e per i prodotti che ho usato, quindi la tagine e la pendola a vapore, sono tutti prodotti che metterò in descrizione sotto il video. La mia amica, la bellissima Rafi, vi saluta. Grazie. Grazie a tutti, comunque io mi trovo anche su YouTube, mi chiamo Rafi MDZ. Sia su YouTube, su TikTok o su Instagram. Poi all'occasione vorrei dirvi che ho aperto un negozio online e poi vi racconterò più avanti sul mio canale. Ok, ciao a tutti, un bacione. Ciao, il nostro saluto. Ok, questo dietro le quinte facciamo.